sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Benvenuti e benvenute sul divano con Nick Mantovan. Texas, you've got cowboys and horses. Mississippi, you have the blues. Nashville, they play in crazy places. New Orleans, the same abuse. There's an ocean against me, but it's the land I have to say. I'm coming your way, dear USA. Woo-hoo-hoo. I'm coming your way, dear USA. Montana with its vast grasslands, Los Angeles with parties and chicks. In New York they stage great bands on Route 66. Well, you got your kicks. There's an ocean against me, but it's a land I have to say. I'm coming your way, dear USA. I'm coming your way, dear USA. Questo è il primo brano sul divano con Nick Mantovan. Ciao Nick. Ciao Cla, che piacere ritrovarti dopo un bel po' di tempo. Ti sei perso un disco, ti sei perso un disco. Ho perso Row, è vero. Sei preparato. Sì, sì, ho studiato prima di questa nostra chiacchierata sul divano con La musica si mette comoda. Insieme al disco, all'ultimo album di Nick Mantovan, non sei solo in questa avventura. No. Per questo disco ho voluto uscire un po' dal mio solito status in trio. Arrivo da un sacco di band, un sacco di formazioni, tutte in trio. Per questa volta volevo qualcosa di nuovo e qualcosa di energetico con un sacco di gente. La cosa bella della musica è proprio la condivisione, no? Avevi voglia e necessità di... Avevo voglia e anche il sound che avevo in mente necessitava di altri musicisti. E quindi ho formato la Bow Lane Band, che è una band di sei elementi, più me, composta da un'altra chitarra, oltre al solito sezione ritmica, basso e batteria, un pianista, un tastierista e cori. E due coriste. E due coriste, in particolare hanno suonato i miei soliti due, Mattia Baricca e Filippo Girivetto, batteria e basso. Alessandro Vitali è stata la scelta per la seconda chitarra
e Andrea Red King alle tastiere e Sara Orlassino e Cecilia che è venuto alle backing vocals. Ok. Siamo partiti così, presentando la band, presentando questo brano in particolare, I'm Coming Your Way, Dear USA, cari Stati Uniti, no? Perché penso che, nonostante sia il decimo brano dell'album, sia in realtà, permettimi, un po' il biglietto da visita di questo percorso che hai voluto intraprendere con la Bowland Band, non solo per la band, non solo per poi il brano che chiude il disco, The Bowland Blues, che hai realizzato insieme a Tom Newton all'armonica, ma proprio perché c'è tutta una suggestione, tutto un progetto intorno a questa immagine, a questo dream, a questo sogno, a questa suggestione che parte innanzitutto dagli Stati Uniti, che tu evochi nel testo di questo brano. Hai messo al centro queste suggestioni innanzitutto, come mai questa necessità, questa urgenza di ricordare più che altro delle atmosfere, parli del Mississippi, parli di Nashville, parli di Texas? Allora, questo, devo fare una premessa, questo album si chiama Got to Roll Me, ok? È proprio, ho voluto... Cosa vuol dire in italiano? Potresti tradurlo? Devi... Got to Roll Me sarebbe... il concetto che avevo da esprimere in questo disco non è tanto traducibile in italiano perché qualche anno a questa parte mancava nella mia musica il roll del rock and roll. Okay. Okay? Con questo disco mi sono un po' ritornato a casa, un po' alle mie origini, no? E quindi ho voluto ricordare che mi mancava il roll al mio rock. E quindi in questo disco ho tirato fuori Got to Roll Me. Okay, quindi, ritornando alla tua domanda, è un disco molto americano, in questo testo, Coming Your Way, Dear USA, non faccio altro che sognare, perché non sono mai stato, allora non faccio altro che sognare e raccontarmi e pensare a tutte le cose che mi piacciono, perché oltre alla musica, tutta la musica che arriva dal blues, sì. sono molto appassionato di western lifestyle, da quando sono bambino guardo film western, il mio film preferito è Per un pugno di dollari, Sergio Leone, e quindi insomma per me è un po' un sogno andare là, ma ci vanno un po' di risorse, che non è così semplice, prima o poi ce la farò. Ok, io te lo auguro, sicuramente. E un altro particolare che emerge da God Roll Me è l'immagine, no? Di questo... avatar, chiamiamolo così, sei tu, sì. Disegnato da Shirley, da tua moglie, sì. E che salutiamo. Che ha fatto Shirley, un lavoro bellissimo. Bello, bello, molto fumettoso, ma anche bello, piacevole, sei tu in tutti i sensi, con questo, sì, cappello da cowboy, so che ami anche i cavalli, sì. Sai, un legame molto stretto col mondo dei cavalli, con gli Stati Uniti e con le chitarre. Ecco, questi sono alcuni dei temi che vorrei poi approfondire insieme a te, Nick. Sono i miei preferiti. Hai visto? Siamo a posto. Li ho centrati, non ci siamo neanche preparati per questo. No, adesso mi metto ancora più comodo. Bravo. E poi c'è questo lazzo, no? C'è questa, sì, corda, molto west, anche questo, come... Sì, sì, sì. È bello questo... Che racchiude. Racchiude tutto, sì. Ok. Me che sono una testa di cactus. Ovvio. Di cactus. Che però saluti, eccomi qua. Eccomi, ciao. Here I am, insomma. Ciao. Ok. Quindi insomma, ci sono tante le suggestioni che emergono da queste 11 canzoni del disco che hai iniziato tra l'altro a portare live sui tuoi social. Possiamo trovare le varie tappe del tuo tour, perché non solo in studio, ma soprattutto col contatto diretto insieme al pubblico. E questa è anche un po' una delle caratteristiche che in realtà ti lega a tutto un po' la tua storia di musicista. Io ricordo i tuoi esordi, siamo nel 2016 se ricordo bene, ad oggi ogni progetto hai sempre avuto la voglia, insomma, di portarlo dal vivo in Italia anche all'estero. Ecco, questo resta questa caratteristica del tuo progetto musicale. Assolutamente sì, il tour rimane comunque sempre il mio focus, nel senso che la cosa bella è appunto cercare di dare energie alle persone che ti stanno davanti, che siano due, che siano 2000, mm-hmm, e cambia ben poco. La nostra missione da musicista reputo che sia proprio questa, appunto, dare good vibes, certo, alle persone, o comunque energia, no? Alle persone che stanno ascoltando. E la cosa figa, appunto, è che tu fai tutto questo lavoro di mesi di registrazione,
di arrangiamento, di composizione, in questo caso ho anche registrato presso il mio studio. È stato un lavoro veramente bello ma molto faticoso, e quindi il tour e poi la realizzazione, un po' come se fosse la realizzazione di tutti questi sforzi che sono avvenuti precedentemente. Quindi è nato il disco in funzione del live, possiamo dirlo così. Avevi due urgenze differenti, forse, di mettere questo capitolo, mettere proprio un bookmark, un segnalibro nel tuo modo di fare musica, però pensavi già al live. Esattamente. Allora, ma guarda, no, tendenzialmente il disco è una cosa per me. Il live poi viene di conseguenza. Però ti posso dire una cosa. Rispetto ai miei due lavori precedenti da solista, è effettivamente diverso, nel senso che, come dicevi tu, i dischi sono dei punti nella carriera di un musicista. La vedo proprio così, nel senso che il primo disco, Tomorrow, che sì, l'ho presentato anche qua su RBE, era pieno di rabbia, pieno di rancori, pieno di voglia di sperimentare. Raw, che è il disco di mezzo, sì, 2021 esatto, è stato scritto interamente nel lockdown, e quindi quando sono uscito avevo questa cosa, insomma, era un po' chiusa, avevo queste cose, queste energie un po' cupe, no? Ed è molto cupo, molto un po' tetro, con i suoni grossi, così, no? E questo poi adesso è ritornata sì, esatto, scanzonato, molto come gli spazi aperti degli Stati Uniti, che sogno, insomma, no? L'American Dream. Ma anche quella capacità di trasportare attraverso la musica, attraverso le suggestioni della tua voce, poi dei cori, c'è molto soul in queste 11 canzoni, ci sono tutte queste suggestioni che poi riproponi anche in versione video. Il primo video che proponiamo, la prima canzone abbinata al video di questa puntata di Sul Divano con La Musica Si Mette Comoda insieme a Nick Mantoan e Jump in the Van. Anche in questo caso è proprio un invito, saltiamo, andiamo su questo van e andiamo, chissà dove finiremo, però l'importante è andare, può essere una delle chiavi di lettura. Allora sì, a me non piace quasi mai spiegare proprio. È vero, un po' come spiegare per lettere. Esatto, filo per segno. O fa ridere o no? No, la roba bella è che ognuno può interpretarlo. Come è nato il video? Il video fondamentalmente è un racconto della vita on the road, no? E quindi volevo appunto rendere omaggio a questa vita on the road. Ho detto, ho pensato come fare, non ho tante risorse economiche. Io già da tamarro pensavo esplosioni, no? Vin Diesel. Però, esatto, no? Fast and Furious, quella roba lì, no? Però poi alla fine poi ti rendi conto che hai un mini cicciolo e allora dici, ma magari facciamo le cose più semplici e di impatto. Ok. E allora ho detto, cosa facciamo? La vita on the road? Vita on the road uguale furgone. Certo. Bene, furgone, poi vita on the road, amici, ridere, allora ho detto, faccio un video, no, in cui chiamo un po' di compagnie di amici, ci mettiamo a guidare, quel che succede, succede, ed è stato tutte le volte un delirio atomico. Cioè, non è perché abbiamo dovuto recitare, assolutamente no. Spontanei, ho messo la canzone nella radio del furgone e ho filmato con una telecamera fissa. E questo è il video di Jump in the Van, proprio questo. È nata così. Semplice ed è d'impatto. Semplice ed impatto, come le 11 canzoni di God Roll Me, il disco che stiamo presentando qua sul Divano con insieme a Nick Mantoan, e lo lanciamo il video Jump in the Van, Nick Mantoan. Come on, come on, come on, come on, jump in the van. Watch your
come on, jump in a van. Travel the world if you can. I put a spell on you, come with me. Jump in a van. Well, jump in a van. Travel the world if you can. I put a spell on you, come with me. Jump in a van. I put a spell on you, come with me. Jump in a van. I put a spell on you, come with me. Jump in a van. Jump in the Van, con il logo di Nick Mantoan, ospite qui su RBS, sul divano con la musica si mette comoda, caro Nick. Quante volte abbiamo sognato, insomma, di poterci bella mettere... storia. Ti piace? Ecco, la musica si mette comoda per me è fondamentale, perché mi piace in questo modo indagare, proprio come una persona molto curiosa, quale io sono, andare nel dietro le quinte del tuo progetto musicale. Ci sono tanti amici in quel video che abbiamo appena visto, ci sono tanti compagni d'avventura, tante compagne di avventura che ti stanno seguendo in questo tuo percorso. Abbiamo parlato del live, dell'urgenza del live, ma anche dell'urgenza di mettere un segnalibro con questo nuovo album, anche perché in realtà se tu guardassi solo la parte live, che è quella dei cachet, quella del suonare in giro, diciamolo, potresti anche, non dico accontentarti, ma dire io porto sempre la stessa canzone, magari le faccio un po' a modo mio e via. Però come musicista, come artista, come artigiano della musica, chiamo così i musicisti, c'è questa urgenza, questa voglia di comporre, di tirare fuori questo brano. Ok, mettere un segnalibro nella tua discografia, nel tuo modo di fare musica, però porta via risorse, porta via tanto lavoro, porta via energie, porta via tempo alla famiglia, porta via tanto. Quindi a me questo aspetto colpisce davvero molto, soprattutto quando parli di Raw, un disco nato durante il lockdown. Ci arriveremo, perché? Perché è un disco che è quasi una reazione a un periodo nel quale siamo passati tutte e tutti, non siamo qua a giudicarlo, però insomma è stata una reazione della parte creativa che esce fuori e quella è inesorabile, non puoi frenarla. Assolutamente no. E però appunto trasuda questa cosa qua e si chiama crudo, no? È proprio così com'è. Erano chitarre molto dure quelle rispetto a queste, sì, di Gotthard Wallmy, fuzz molto, sembrano quasi synth chitarre, no? molto è un disco molto arrabbiato, un po' così, no? Mi mancava proprio un po', l'ho vissuta, non ti posso dire che l'ho vissuta male, è il lockdown, però avevo proprio voglia di ritornare a fare quello che facevo. Ecco, sono... E quindi Jump in the Van. Voilà. E da lì è partito questo nuovo capitolo che è condiviso con una band vera e propria, perché c'è Nick Mantoan e The Bow and the Bow Lane Band. Sì. Quindi una band creata con compagni e compagne di avventura, una scelta insomma di amici, di complici in musica, come li chiamiamo noi. Compaiono anche nella copertina del disco, all'interno di questo lavoro. Ecco il disco. Anche questo mi colpisce molto, l'idea di avere un segnalibro, un bookmark nella tua discografia, ma anche avere in mano il disco. E qua ritorniamo al discorso del discorso artigiano, l'artigianalità della musica e di avere il disco in mano. Anche questo è un aspetto che ritorna sempre, anche se uno guardasse all'atto più pratico e comodo, abbiamo Spotify, abbiamo YouTube, basterebbe quello. Perché il disco? Dai, io voglio un po' stimolarti, lo sai. Non mi far arrabbiare. No! No, allora, Spotify, sono... non dico che sono arrabbiato. Bisogna esserci. Con Spotify, bravo, sì. Se fai musica, ti tagli una fetta importantissima se non hai la tua musica su Spotify. Anche vero, è altresì vero che Spotify non ti fa assolutamente ricco. Anzi, si arricchisce tramite la tua musica, però appunto anche la tua musica. Io sono una piccolissima goccia in un mare infinito. Esserci è importante. Esserci è importante, sì. Però io trovo che il vero appassionato di musica, quello vero, quello che va anche a sentire i concerti live, che ha proprio la passione, se vuole supportare un artista perché gli piace, e il disco lo compra. Uno, perché è affezionato, proprio come dici tu, alla questione fisica. No, io apro il disco, vedo la foto che ha voluto scegliere per inquadrare questo gruppo,
tocco la copertina, sento la consistenza, vado a leggere qua dentro c'è la c'è anche il QR per i testi. Per i testi, vai, ti leggi i testi, è una, ti siedi sul divano e ascolti veramente la musica. Io trovo che su Spotify stia diventando è talmente facile ascoltare musica su Spotify, fai un click e non si ferma più, no? È talmente facile che non si ascolta più. Ecco, il problema è che c'è lo skip rapido, 10 secondi e sei invitato ad andare altrove, e quindi quanto resta in realtà di quell'ascolto, di quella chitarra, di quel sentimento che tu hai messo ad esempio in I'm Coming Your Way, è la canzone che abbiamo ascoltato in apertura. Quindi sono tante le suggestioni, tra le quali appunto la necessità, l'urgenza, il voler segnare il campo, diciamo, della tua carriera con un disco fisico, un disco in CD. Io spero insomma che possa uscire anche il vinile prima o poi, te lo auguro, perché io amo il vinile. È un altro tipo di ascolto. Toccato un tasto dolente. Nick, non volevo tirare fuori dolenza. Non volevo dolerti. Siccome questo disco è autoprodotto, ecco, lì arriviamo anche lì. A differenza di Raw, che è stato prodotto da un'etichetta del Nord Europa, questo è un disco autoprodotto. Produrre il vinile, ahimè, costa molto caro. E non me lo potevo permettere, ma arriverò anche lì. Perché lo voglio. E quindi arriverò anche lì. Io sono un appassionato di vinili, appunto perché oltre dopo il CD, il vero ascolto si fa col vinile, non per altro, ma perché il vinile è un ascolto molto più caldo e devi stargli dietro, perché devi girarlo. E quindi ritorniamo sempre allo stesso discorso. Quindi è proprio una concezione dell'ascolto della musica differentemente, in maniera differente. E quindi... E oltretutto devi ascoltare l'importanza dell'ascoltare l'album, no? E Spotify ti fa saltare da una canzone all'altra, no? E quante volte parlo con i miei allievi di chitarra o parlo con amici che non hanno magari la passione che ho io per i vinili, cosa, e mi indicano il nome della canzone e io magari il nome della canzone rimango un po' lì e mi domando in base al sound, no? In che vinile è, cioè quale vinile, che album è, perché come dicevamo prima l'album è comunque un punto nella storia della carriera di una band, quindi dici Rocks degli Aerosmith è esattamente un punto fermo nella carriera degli Aerosmith, che è molto diverso dai lavori dopo, no? Anche pensiamo a gruppone tipo Pink Floyd, gli esordi con Syd Barrett fino a The Final Cut, c'è una storia, c'è un'evoluzione, no? È incredibile e si può percepire, si può secondo me assaporare solo esclusivamente ascoltando gli album, perché hanno deciso di avere questa scaletta, perché io stesso, perché mi chiedo perché la gente non dovrebbe rispettare questo mio invito a seguire un percorso, no? C'è una frase con la quale chiudi i credits del disco: thanks for supporting independent music. Sì. Independent music, sì. L'accento. Grazie per supportare, per sostenere la musica indipendente. Sì. Questo è un disco indipendente, un disco che ha la capacità di avere una visione, secondo me, Got to Roll Me, rispetto agli altri. Perché hai questa visione sognatrice, come se fossi in uno dei prati della zona di Ivrea, da dove arrivi. Guarda, è proprio una roba in cui sono ritornato a casa. Mi sento proprio totalmente a mio agio. No? E quindi è molto rilassato questo disco, no? Perché sono semplicemente tornato e la musica più mi rispecchia, è proprio la musica che più mi rispecchia, perché appunto racchiude anche tutte le mie passioni, il western lifestyle. Quindi non gli Stati Uniti, delle grandi città, no, ma anche il Mid, no, sì, perché adesso, ma dici, sicuramente io dovessi fare il primo viaggio negli Stati Uniti, lo farei al sud, okay. Quindi Texas, Mississippi, Tennessee, Georgia, okay.
quegli stati lì un po' dove ci sono più cavalli che persone. Ecco, questo è un altro detto ai amori, insomma, sì, so che sì, sei molto, molto legato al discorso dei, dei cavalli, sì, e quindi tante suggestioni, tanti sogni che ritornano, e un amore è quello per gli Stati Uniti, più che altro come American Dream, come, come idea di libertà che genera tutto ciò. Siamo, siamo partiti da, da questa attitudine rock and roll, citando Johnny Holiday, che io sento molto in te, ancora di più in questo album, attitudine che hai condiviso con altri sei musicisti. Come è nata questa collaborazione? L'hai detto prima, l'hai scelto, insomma, vi siete trovati, eccetera. La parte creativa ha avuto un'influenza nelle 11 canzoni da parte loro, o loro hanno seguito, hanno detto Nick, guida tu il van, portaci te? Grazie, questa è una bellissima domanda. Allora, dunque, io sono, da quando ho iniziato a lavorare da solista, ho sempre, ma in realtà già anche un po' prima, ho iniziato a scrivere con la chitarra acustica e con la voce, e basta. Perché sono profondamente convinto che una canzone, se sta su, se sta in piedi, se sta in piedi, chitarra acustica e voce, quindi accompagnamento e melodia, e testo, sia una buona canzone. Poi la parte di arrangiamento non può che arricchire e dare un suono diverso, ok? Ed è per questo che io in questo tour non ho solo date con la Bowling Band completa, sì, ma giro da solo, Certo. Giro in quattro, in base alle situazioni mi porto dietro qualcuno, mi porto dietro quell'altro, però appunto, ritornando alla tua domanda, è stato molto bello scegliere le persone con cui lavorare, quelle più affini, umanamente anche, perché no, e anche artisticamente, che sapevo che mi avrebbero potuto dare alla mia musica quella cosa viva in più, perché ok, la struttura è questa, gli accordi sono questi, ma io non ho mai tarpato le ali ai musicisti dicendogli no, quella parte lì non l'ho scritta così. Ok, quindi nel sound ho chiamato appunto persone che sapevo che avrebbero capito concettualmente il mio disco e avrebbero saputo dare il giusto apporto, e quindi non è stato quasi mai necessario dire no, questa parte qua che hai fatto non va bene, non era quella che volevi. No, no, infatti è stato per loro molto naturale, e credo che sia stata una bella esperienza anche per loro. Poi appunto la situazione era di registrazione, è stata nel mio studio, quindi eravamo molto sereni, ci siamo visti prima di registrare individualmente con tutti, gli ho fatto sentire le parti, gli ho fatto sentire le canzoni, sì, e loro mi hanno detto allora come facciamo, qua facciamo, l'abbiamo arrangiato insieme, è stato un bellissimo processo, lungo, lungo, perché sette elementi sono tanti a registrare. Certo, certo. Ma è stato molto 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 stimolante e molto, veramente figo. In presa diretta o le take erano... No, le take le abbiamo fatte separate, perché è più gestibile. Certo. Poi sette elementi sono in presa diretta. Insomma, sì, soprattutto se una band non ha mai suonato prima live insieme, ci va tanta affinità per suonare in presa diretta. Quindi... E lo studio è lo Zebra's World Studio, Studio, ricorda il tuo logo, di queste due spade incrociate. Ricorda un po' un pirata, anche se in realtà... Buccaneers, mi viene in mente un team. No, ma ci sta, io mi reputo abbastanza un pirata. Un pirata. Sì, sì, sì. Ok. Nick, abbiamo appena iniziato la nostra chiacchierata, torniamo tra poco, sempre sul divano con La musica si mette comoda. Bentornate e bentornati sul divano con, insieme a noi qui su RBE, Nick Mantoan, Jesus Needs a Haircut. Well, don't be a Judas, tell me it again. Well, I'm not allowed to go and work with a name. If I'm not just right for you, you're not right for me. That's just another big lie floating in your beard. Jesus needs a haircut and he's gotta find a job. Jesus needs a haircut, that's what you want. Jesus needs a haircut and he's gonna be with you. Jesus needs a haircut, what you gonna do?
I don't wanna be like you, or like what you want. I wanna rock and roll and diddle it and change the font. If I'm not just right for you, you're not right for me. That's just another big lie floating in your beer. Jesus needs a haircut and he's gotta find a job. Jesus needs a haircut, that's what you want. Jesus needs a haircut and he's gotta be with you. Jesus needs a haircut, what you gonna do? You got a church every Sunday and a work every Monday, but you never realize his hair was just like mine. If I'm not just right for you, you're not right for me. That's just another big lie floating in your bed. Jesus needs a haircut and he's gotta find a job. Jesus needs a haircut, that's what you want. Jesus needs a haircut and he's gotta be with you. Jesus needs a haircut, what you gonna do? Yeah. Jesus needs a haircut, Nick Mantoan, sul divano con la musica si sta mettendo comoda insieme a te, Nick, insieme al secondo brano, seconda traccia di questo disco, Got to Roll Me, produzione 2023 di Nick Mantoan con The Bob Lane Band. Secondo brano, ironico se vogliamo come titolo, prima ti eri un po', hai detto raga, metto le mani avanti, Jesus needs a haircut, cioè, forse una spuntatina quella ci vuole. Adesso ti racconto, vuoi sentire la storia? Sì, volentieri. Allora, ero seduto sul divano del mio studio. Anche lì c'è il divano? Sì, zebrato. Zebra su World Studio, vuoi non avere il divano zebrato. E quindi mi sono messo comodo appunto così, esattamente così, con la chitarra acustica, rilassato, stavo cercando di trovare nuovi spunti, nuovi riff per il nuovo brano. E a un certo punto questa visione è arrivata nella mia mente, no? Pensavo mio nonno che mi diceva che dovevo tagliarmi i capelli e trovarmi un lavoro serio. Ovviamente, come davvero old school, no? Ci sta. E poi però a un certo punto ho pensato, ma scusa, sto qua andava sempre in chiesa, no? E pregava... E c'era Gesù sulla croce e Gesù è sempre raffigurato con i capelli lunghi e allora anche Gesù ha bisogno di farsi una spuntatina e trovarsi un lavoro serio. Va bene. Ecco, mi hai fatto venire in mente un'altra domanda, un'altra suggestione, Nick. Come nascono le canzoni di un artista? Un po' come chiedere l'uovo o la gallina o cose del genere, forse, no? Se nasce prima l'uovo o prima la gallina, però forse no, perché fa parte del processo creativo. Parliamo di artigianato, il musicista per me è un artigiano, l'abbiamo anche ricordato prima. Come nasce la canzone? E in quel momento, per esempio, eri sul divano, pensavi suggestioni, pensavi a questo, quell'altro, magari non avevi degli appunti, un blocco degli appunti con te, e ti è venuto in mente così, nasce con la chitarra, ti viene in mente, butti sopra le parole, hai presente questo ritornello, questo riff, il titolo, come nasce? Dipende, alle volte arriva il titolo, ad esempio, in questo caso è arrivato il titolo. Perché ho detto, come la storia, adesso. È arrivata la storia, ok, poi è arrivato il titolo. Molto spesso capita un giro di accordi e quindi canticchio magari qualcosa. Ma parti con l'inglese già oppure vai con... Parto con la melodia. Parto con la melodia e magari appunto mi vengono proprio dalla melodia, mi vengono in mente delle parole che poi... si trasformano in ritornello oppure musica. Voilà. Questo è il processo creativo in breve. Oppure dal riff di chitarra. Molto spesso capita anche, sì. Quanti riff di chitarra sono necessari per sono stati tolti, cancellati, anche quello fa parte un po' del lavoro di bottega, sì. In questo caso dell'officina. Adesso abbiamo gli iPhone che sono così comodi, no? Allora registri, sì, registro.
e poi periodicamente riascolto. E magari l'anno prima ho scritto qualcosa che potevo usare per questo disco, magari 5 minuti si scrive una canzone, capita di tutto, può capitare di tutto. Beh, noi ci siamo conosciuti, parlando di chitarra, parlando di ispirazione, e di artigiani. E di artigiani, proprio in un contesto artigiano come quello di Saluzzo, e in quel contesto, insieme a tua moglie Shirley, ci avevamo conosciuti perché avevi quella chitarra che non è quella che hai, una chitarra che non è quella che hai oggi stasera qui con noi, ma è una chitarra tatuata, una chitarra. Tu hai tatuaggi, ami i tatuaggi, e avevi tatuato anche la chitarra. Shirley ti aveva tatuato la chitarra. C'è ancora quella chitarra lì? Certo, è presente in questo disco. C'è il disco, c'è, che ruggisce fortissimo. Voilà. Ecco, il rapporto con la chitarra, trovo che sia davvero importante, simbolico, perché c'è un rapporto davvero così stretto. Mi piace molto questa complicità che si crea tra musicista, compositore, cantante, e nel tuo caso la chitarra ti segue e con te. Mi hai detto che le tue canzoni nascono con la chitarra. È un rapporto davvero molto fraterno assolutamente, o qualcosa del genere, vero? Tu pensa comunque anche solo il pianoforte non lo tocchi. Lo suoni anche? Fino a che, sì, l'ho studiato al conservatorio, per il pianoforte complementare. Quando lo suoni lo tocchi, ma lo tocchi solo a quando lo suoni, invece la chitarra la abbracci, no? Dicevamo proprio qualche giorno fa, io e mia moglie, che mi capita di stare sul palco, a Ivrea facciamo delle jam session, bello. Abbiamo trovato questo posto. Sotto le cantine Morbelli di Ivrea. Vabbè. C'è questo club che si chiama Plug and Play, primo e terzo martedì del mese. Dai. Lo citi tra l'altro anche tu. Sì, perché abbiamo fatto le prove lì. Okay. I membri della crew sono stati nel videoclip di Jumping the Van. Siamo tutti una grande famiglia. Bello, bello. Chitarra. Bravissimo, chitarra. E quando appunto salgo su quel palco lì, molto spesso, ogni tanto capita non ci sia il cantante, canto io, senza suonare la chitarra. Okay. E non so assolutamente cosa fare, dove mettere le mani, perché non sono abituato, la figura mia di frontman è sempre stata abbinata, io sono prima chitarrista che cantante. Poi ho imparato a essere frontman, e quindi a dare la priorità al cantato quando c'è il cantato, e al chitarrismo quando è ora di fare i soli, piuttosto certo, che... Certo. Altri momenti, però da frontman ho sempre avuto la chitarra, ho sempre abbracciato, come dicevi tu, la chitarra, e quindi sì, è proprio un rapporto, come dicevi tu, molto corporale, molto attaccato al tuo corpo, le mani, esatto. È un prolungamento davvero del tuo pensiero, delle tue suggestioni, ed è una cosa molto importante. Dico sempre ai miei allievi di tenere, non è tanto lo studio. Magari molto spesso capita nel weekend di fare due ore intensive nel weekend, invece bastano 10 minuti al giorno, ma è proprio un rapporto fisico, è una cosa fisica, no? Bisogna toccare. E poi c'è questa unione tra la musica e le parole, e questo spunto che ti do, Nick, ci permette di introdurre il secondo video tratto dal lavoro, dal progetto di Got to Roll Me. La traccia è la numero 5, Keep On Smiling, Nick Mantoan. Yeah.
Mantoan con Keep On Smiling. Questo è davvero un invito che fai a chi ti ascolta, sia per quanto riguarda il disco, il CD, che è possibile ordinarlo anche su nickmantoan.com, ma soprattutto durante i concerti andate a seguire, supportate i concerti, sostenere la band, un progetto musicale dal vivo, l'emozione, l'esperienza dal vivo, di trovarsi in tanti locali. Hai parlato di questo luogo di Ivrea, di cui tra poco torneremo, ma vorrei concentrarmi sulle parole. Il video che abbiamo appena visto ti vede, innanzitutto si vedono le tue mani, tu che scrivi, a parte lo smile, no? L'emoticon, però scrivi le parole. Ecco, le parole di questo lyric video che abbiamo appena visto, che accompagna Keep On Smiling, l'inglese come suggestione, non so, è una annosa questione, magari ti hanno già chiesto altre, non lo so, però a me colpisce questa cosa, fa parte un po' dell'American Dream dell'inizio della nostra chiacchierata, l'inglese che diventa uno strumento, diventa un qualcosa che aggiunge suggestione. Ma allora, guarda, ho sempre ascoltato musica in inglese fondamentalmente, e quindi è un rapporto con la lingua è strettamente legato alle sonorità della lingua inglese. Non ti nego che i miei idoli della canzone d'autore italiana sono Gaber e De André e pochi altri. Quindi avvicinarmi anche solo... Per me la scrittura in italiano è quello. E quindi per me è assolutamente impensabile. Io che sono abituato a scrivere rock and roll, yeah baby, io da Gaber avrei detto tutto tranne Gaber. Ho capito, e quindi ho preferito evitare. Ok, Keep On Smiling però è una canzone a cui sono molto legato, perché è stata scritta per la mia seconda figlia, che si chiama Lilith, e che è subito nata con questo sorrisone incredibile, no? Allora ho detto, guarda ragazza, fai qualsiasi roba, ma non toglierti quel sorrisone. No, nella mia... È un invito. Infatti dico, prendete spunto. Everyone should get your flu. Tutti quanti dovrebbero prendere un po' della tua influenza. Proprio influenza inteso come febbre. Certo. Bello. Ma sono molti gli inviti che fai, Nick, scusami se ti interrompo. Certo. Anche in Jump in the Van, tu inviti baby, bambino, vieni su, ci andiamo. Proprio l'invito, proprio il let's go, il vivere queste esperienze. Non pensare troppo. Ecco, soprattutto, non pensare troppo. Go with the flow. Ecco, segui questo flow, questo flusso di pensieri, e non avere troppi freni, non seguire troppo quelle convenzioni in cui devi trovarti il lavoro, poi bisogna capire qual è il lavoro. Fregatene. Ecco, fregatene. E vai avanti, e soprattutto segui chi sei, cosa sei. Porta dei sacrifici questa cosa, essere se stessi, siamo d'accordo, però che soddisfazione, Nick. Guarda, io prima di fare questo mestiere qua full time, cioè rocker underground, pirata, facevo il maniscalco, tornando ai cavalli. Era un lavoro che mi piaceva tantissimo e ho dovuto scegliere, perché non ce la facevo più, cozzavano un po' di orari, mi svegliavo presto la mattina, andavo a letto tardi. Non era molto rock and roll. E poi rischiavo di farmi male poi. Allora ho dovuto a malincuore rinunciare per seguire, appunto, per stare il furgone il più possibile. Bello. Sono contentissimo. Però appunto la realizzazione, soprattutto per un artista indipendente, come dicevamo prima, che fa tutto da solo, con l'aiuto di amici, poche persone vicine, comunque è un lavoro molto impegnativo, però regala tante soddisfazioni. Stiamo andando nel dietro le quinte di un progetto artigianale, artistico e artigianale, come sa essere Got Robin, Nick Mantoan, The Bowland Band. Prima dell'ultimo brano, prima del brano che in realtà apre il disco, cioè Riding, che tra poco ci suonerai, caro Nick, ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Ci sono alcune suggestioni che sono uscite da questa nostra chiacchierata, che riguardano anche il luogo da dove arrivi, dal Canavese, da Ivrea in questo caso. Hai parlato di questo luogo, di questo posto, da Plug and Play, le jam session aperte al pubblico, vai lì e suoni, vieni qui, sei ben accolto, ben accolta, vieni pure, insomma, si suona insieme e nascono cose. Tu, come dicevi prima, mi ha colpito molto, non so dove, che cosa suoneremo, non so cosa sarà. E la jam è proprio questo, il bello proprio di lasciarsi andare, come un ballo, come un fandango, che non devi seguire per forza uno schema, ma ti lasci andare il corpo al flow.
Ecco, questo è un po' quello che avviene, nonostante la musica abbia delle regole ben precise, molto matematica se vogliamo la musica, a me colpisce anche molto questa... Questa cosa della jam session. Sì. Io... E mi introduce anche, finisco, la riflessione su Ivrea, sulla scena canavese, okay, e di Ivrea in particolare. Ok. Guarda, jam session è fighissima. Io arrivo da... ho fatto un percorso strano, arrivo dal jazz, quindi per me l'improvvisazione è una cosa... da cui proprio non posso farne a meno. Infatti i miei soli, proprio in questi giorni stiamo registrando un altro videoclip, oh, ho dovuto imparare un solo che ho suonato nel disco perché l'improvviso, oh, ripetiamo, go with the flow, no? Okay. Quindi mi piace così. Invece per quanto riguarda la scena canavesana, appunto la jam session, improvvisazione dentro la scena canavesana, in questo posto che abbiamo, questo piccolo club che abbiamo creato che si chiama Plug and Play. Dove sta? È Ivrea? È Ivrea, sotto le cantine Morbelli, dietro la stazione. io, Mauri, Zan e Lexi abbiamo creato questo angolo di paradiso in cui ci siamo, proprio perché ci siamo accorti che la scena musicale Ivrea era morta e defunta, non ci sono tanti posti dove fanno musica live, purtroppo, e quindi abbiamo detto, oh, raga, se non lo facciamo noi non lo fa nessuno. E allora abbiamo creato questo che voleva, abbiamo creato proprio perché fosse un punto di aggregazione, perché dei musicisti ce ne sono tantissimi. Abbiamo una chat WhatsApp che vanta 240, mi sembra, musicisti canavesani e non. Ci sono persone che vengono dalla Val d'Aosta, ci sono persone che vengono dalla Lombardia regolarmente. E queste jam session sono strutturate in maniera un pelo più particolare. Decidiamo noi dello staff 15 brani. La gente arriva con questi brani, diciamo, preparati, non tutti, ognuno si prepara due o tre brani. C'è una lavagna in cui si segnano e sali sul palco senza sapere con chi andrai a suonare. Che quindi bellezza. Si vedono queste scene bellissime del ragazzino con il signore più anziano, il veterano, no? Quello bravissimo che suona con quello agli inizi, è una cosa bellissima. Abbiamo iniziato con il rock and roll e terminiamo con il rock and roll, il nostro viaggio. Oh yeah. Nick, ci hai accompagnato col tuo van, anche se siamo seduti comodamente sul divano, mi piace aumentare le suggestioni che abbiamo tirato fuori dagli Stati Uniti, dall'American Dream, dal rock and roll, dal soul, dal blues, c'è molto blues in questo disco, in queste 11 canzoni, arrivando al jazz e a Giorgio Gaber, mai più avrei immaginato che un viaggio sarebbe... Beccati questa! E ci piace così. Questo è Riding, salutiamo Nick Mantoan così, grazie per essere stato con noi sul divano. Grazie mille a voi, è sempre un piacere ritornare. La musica si è messa comoda con Nick Mantoan, un'ultima canzone, questo è Riding, ciao! Just what to do. I saddle up and I head into the woods. Just you and I, completely who I'm taking. Last night when I passed by a hook, it's enough to give me a stroke. I didn't lie when I said I was fine. No worries, baby, I'll be back in time. Everybody hear the thunder, yeah, we're riding to your town. Everybody hear the thunder, we're riding, feel the ground. How miles from everyone far away from home. I take a deep breath and here I am. Back with my friends and back with my band. I can't do it again. Pass me the ball. Pass me the ball.
Sometimes when I pass by a hook, it's enough to give me a stroke. I didn't lie when I said I was fine. No worries, baby, I'll be back in time. Everybody hear the thunder, yeah, we're riding to your town. Everybody hear the thunder, we're riding, feel the ground. We're riding, riding, riding and keep on riding. Everybody hear the thunder, riding and keep on riding. Grande. Woo! Bella. Grazie, Nick. Grazie.